Colere come una delle principali piazze di Roma in cui è stato celebrato il 4 novembre. Il collegamento lo ha tracciato il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, ospite d'onore della comunità del paese della Valle di Scalve. Dopo l'accoglienza all'inizio dell'abitato, un breve rinfresco a Palazzo Malachia. I presenti si sono spostati in prossimità della sede degli Alpini. Accompagnato dalla banda di Angolo Terme, il corteo ha raggiunto la centrale piazza Risorgimento e il monumento dei caduti per la deposizione della corona e i discorsi ufficiali. Non c'è nessuna differenza se in queste due piazze noi parliamo lo stesso linguaggio. E oggi 4 novembre a Piazza Venezia, come a Piazza Risorgimento, se non leggo male, si può e si deve parlare lo stesso linguaggio, che è un linguaggio di valori. E quando si parla di valori si travalicano le piazze, si travalicano i confini, dei piccoli o grandi comuni, perché si cerca di arrivare a chi? Ai veri destinatari di queste cerimonie. Fa piacere che il sindaco lo abbia ricordato, perché i veri destinatari di queste cerimonie sono loro, sono quei bambini che sventolano il tricolore in mano, sono quei ragazzi che stanno qui alla mia sinistra, sono quelli che rappresentano il futuro di questa nazione e di questa società. E se noi nei nostri messaggi parliamo di destinatari, allora parliamo anche alle cerimonie. Di fronte al monumento dei caduti del paese della Valle di Scalve, il sottosegretario Domenico Rossi ha ricordato un aspetto fondamentale dell'onorare la patria. C'è differenza fra questi caduti, fra i caduti di Retipuglia, fra quelli del Sacrario di Bari, oppure quello di una piccola tomba che io ho, diciamo così, inaugurato in me, in un paesino della Puglia dove è stato sepolto un nostro ragazzo morto in Afghanistan. C'è differenza tra questi caduti? Ebbene no, signori, non c'è differenza. Non c'è nessuna differenza, perché c'è un filo conduttore che lega questi ragazzi, i ragazzi del 99 che richiamava il sindaco, con quelli che hanno fatto la resistenza e con quelli che purtroppo sono morti nelle missioni di pace. E il filo conduttore è molto semplice. È il giuramento alla patria, il giuramento di fedeltà alla patria. Ma anche qui dobbiamo richiamare un altro concetto. Ma chi è la patria? Che cos'è che costituisce la patria? Ebbene, la patria siamo noi. La patria è il singolo cittadino. La patria è il nostro paese. La patria è il nostro territorio. Se noi riusciamo a onorare i nostri caduti, riusciamo onorando la patria, ma riuscendo a onorare tutto quello che la patria rappresenta. E forse troppe volte nella storia ci siamo dimenticati che la patria è costituita da tanti tasselli ed è costituita da noi stessi. Allora io chiudo questo breve discorso ringraziando io il sindaco per la mia presenza oggi, ringraziando i sindaci di tutte le comunità presenti, ringraziando l'Arma dei Carabinieri, ringraziando la polizia locale, cioè tutti coloro che sorvegliano la nostra sicurezza. Profondo e carico di sentimento anche l'intervento del sindaco Benedetto Maria Bonomo. Il problema che oggi è l'Italia, è un problema morale, è un problema in cui tutti noi ci sentiamo liberi di poter fare qualunque cosa, tutti noi ci sentiamo liberi dai doveri rispetto ad una patria che ogni giorno ci vengono richiesti, tutti noi ci sentiamo liberi di pensare: tanto se non mi vedono, io faccio quello che voglio. Tanto se non mi prendono, io faccio quello che voglio. No, signori, non è così che si fa la patria. No, signori, non è così che si costruisce l'Italia che vogliamo. No, signori, non è così che si onora la morte di quei ragazzi. La morte di quei ragazzi la si onora ogni giorno ricordandoci che abbiamo dei doveri, prima di tutto.